Casale del Giglio, l'azienda vinicola pluripremiata della provincia di Latina, prosegue nel suo progetto di riscoperta dei vitigni autoctoni. Antonio Santarelli con il figliolo Sebastiano, ancora una volta protagonista di importanti premi, riconoscimenti e progetti. Uno di questi è quello della riscoperta degli autoctoni. Infatti la nostra azienda, dopo aver lungamente sperimentato sin dal 1985 all'interno dei propri confini nuove varietà che hanno permesso poi di rivoluzionare la cosiddetta base ampelografica della nostra azienda e quindi dotarci di varietà con un potenziale qualitativo molto superiore rispetto a prima, questo ha richiesto ovviamente tanti anni di ricerca, si è negli ultimi 5-6 anni anche rivolta agli autoctoni appunto di territori limitrofi. Abbiamo valorizzato la biancolella. Un altro autoctono estremamente importante è il bellone di Anzio. Tutto questo è stato portato avanti dal nostro enologo Paolo Tiefenthaler. Il progetto del bellone da parte di Casale del Giglio è nato con l'idea di voler cercare fuori dell'azienda delle varietà autoctone, ma soprattutto nel cercare delle zone particolarmente vocate per queste varietà. Noi ci siamo concentrati sulla zona di Anzio, soprattutto nella zona delle Falasche, e ho voluto mantenere in azienda questo bellone, risale al 2014, l'ho mantenuta ancora in tonneau usate, tonneau di acacia, ancora sui suoi lieviti, perché la mia idea è quella di cercare in questo vitigno qual è la futura espressione nella durata soprattutto. Tra i riconoscimenti di cui è stata insignita Casale del Giglio ricordiamo anche quello del premio Can Grande del Vinitaly di Verona. Ringraziamo ovviamente l'ente autonomo Fiera di Verona per questo riconoscimento che probabilmente ha considerato i tanti anni che sono stati dedicati a questo progetto proprio di recupero di immagine, di credibilità, di qualità appunto dei vini del territorio dell'Agropontino.